sono Veronica Savaglio, la tua consulente domoria per la città di Torino. Oggi ci troviamo nel quartiere denominato Borgo San Paolo e più precisamente a pochi passi da Corso Peschiera. Quello che ti sto per mostrare è un appartamento situato al primo piano di questo condominio ed è una casa che è pronta per essere vissuta da subito. Vieni con me. Ben arrivato al primo piano. Quello che tra poco andremo a vedere è un appartamento che si sposa perfettamente per una famiglia che ha visto la sua vita stravolta dall'avvento dello smart working e della DAD. Probabilmente mentre adesso siamo qua nel corridoio e stai intravedendo tutte le porte, hai già intuito che ci sono le stanze sufficienti per fare in modo che se tu e tuo marito ormai siete in una situazione in cui non andate più in ufficio ma lavorate da casa, avrete la possibilità di avere ognuno il proprio spazio per poter lavorare tranquillamente senza disturbarvi, e ancora di più se avete dei bimbi e i bimbi devono fare delle lezioni da casa, stai certo che questa è la soluzione ideale per poter andare a tranquillizzare quelli che sono gli animi di tutti quelli che hanno avuto la vita stravolta. Direi che possiamo iniziare a capire che cosa ci aspetta in ogni stanza e partirei sicuramente da quella che è la cucina. Ecco, se devo immaginare chi potrebbe essere il cliente perfetto per questa casa, sicuramente mi immagino una famiglia composta da quattro persone, perché come potrai notare qua si sta comodamente sia a tavola che sul divano. Lo spazio della cucina è sufficiente anche da un punto di vista di piano lavoro, quindi se la donna di casa è una donna che ama cucinare e spadellare, ha certamente tutto lo spazio necessario per poterlo fare. Ed è un ambiente distribuito, direi, in maniera molto vantaggiosa, no? Per poter essere vissuto. Come al solito non amo parlare dei particolari tecnici della casa che stiamo vedendo, ma ci sono delle cose che assolutamente devo farti vedere perché differentemente non potresti cogliere. Una di queste è il fatto che, per esempio, in questo appartamento abbiamo le tapparelle motorizzate in tutte le stanze. Questa è una caratteristica determinata dal fatto che la ristrutturazione che è stata fatta per questa casa ha fatto sì che gli attuali proprietari avessero proprio la volontà di mettere tutti questi particolari all'interno dell'abitazione. A questo punto possiamo andare a vedere quella che è l'altra stanza che compone la zona giorno, che è il salotto. Allora, ritornando nel nostro corridoio, direi che è arrivato il momento di iniziare a capire perché questa casa è perfetta se hai l'esigenza di lavorare in smart working. Sulla mia sinistra puoi iniziare a notare qual è il primo ufficio che compone questo appartamento, dove, se ribadisco, avrai la necessità di fare riunioni da casa o comunque di essere operativo e fare quello che svolgevi una volta in ufficio, svolgerlo direttamente da casa tua, questo sarà il tuo nido, il tuo angolo in cui nessuno ti potrà venire a disturbare e magari anche tu a tua volta non disturberai chi sta lavorando in casa come te o chi addirittura sta studiando. Sulla mia destra invece abbiamo il salotto, che quindi è l'altra parte della zona giorno che va a completare quello che è lo spazio dedicato agli ambienti che per me sono quelli che si vivono maggiormente all'interno di una casa, e anche in questo caso abbiamo uno spazio sufficientemente grande per poter esaudire le esigenze di un nucleo familiare di quattro persone. Il salotto, così come la cucina e la camera da letto matrimoniale, ha il suo balcone dedicato e ci tenevo solo a farti capire in quale posizione ci troviamo esattamente, perché siamo veramente a pochissimi passi da Corso Peschiera. Proseguiamo la nostra visita entrando nella prima camera, che come potrai notare è quella dedicata ai bimbi. È una camera sufficientemente spaziosa, ma questo è evidente. Quello che probabilmente ti starai chiedendo in questo momento, o magari te lo sei già chiesto prima se sei una di quelle persone molto attente, è come si possono scaldare i bambini in questa stanza, perché non c'è un termosifone. Altro aspetto tecnico del quale è giusto parlare, nel senso che proprio nella fase della ristrutturazione di questa
appartamento, così come i proprietari hanno voluto le tapparelle motorizzate, hanno anche fatto l'impianto di riscaldamento a pavimento. Quindi questo consente appunto, lasciami dire, di non avere l'ingombro dei termosifoni e soprattutto di avere un'uniformità di calore all'interno della casa che è completamente diverso se invece ci fossero stati i classici radiatori. Eccoci arrivati alla seconda postazione lavoro e alla seconda camera. Ora, la postazione lavoro la intravedi qua sulla mia destra e come puoi vedere è esattamente nella posizione contrapposta rispetto all'altra, quindi quando ti dicevo che questa è la casa perfetta per risolvere tutti i tuoi problemi di smart working mi riferivo appunto anche a questo tipo di discorso. La seconda camera è la camera da letto matrimoniale che, come puoi notare, ha degli spazi veramente diversi da quelli che sono i classici ambienti ai quali siamo abituati magari nelle nuove costruzioni. Vedi che la distanza tra il letto e l'armadio è notevole e che lo spazio per l'armadio messo su parete è un armadione a sei ante, per cui insomma ci potrai mettere tutto quello che è necessario per coprire le esigenze delle quattro stagioni. Come ti avevo già accennato in salotto, anche qui abbiamo il nostro balcone dedicato e da sempre la faccio sulla stessa parte della via da dove siamo entrati, direttamente su via Essilio. Ultimi due ambienti da visitare sono i due bagni. Il vantaggio in questo appartamento è di avere entrambi i servizi con la finestra e anche in questo caso i doppi servizi strutturati, come li vedrai, sono figli della ristrutturazione che è stata fatta da parte degli attuali proprietari. Quindi abbiamo un primo bagno che è stato anche attrezzato per la parte lavanderia e quindi riesce a contenere sia lavatrice che asciugatrice, e il secondo bagno, che è quello un pochettino più grande, dove volutamente è stata inserita la vasca. Bene. Direi che il nostro appuntamento è terminato, ti ho fatto entrare in tutte le stanze di questo appartamento e se l'appartamento che stai cercando è quello che deve risolvere i tuoi fabbisogni di lavorare da casa o far studiare i tuoi figli da casa, direi che finalmente è arrivato quello giusto. Non mi resta che rimandarti al nostro solito appuntamento, che è quello di chiamare lo 011 79 10 969 per prenotare la tua consulenza personalizzata gratuita ad Omoria e per scoprire se finalmente potrai lavorare a casa tranquillamente in questo fantastico appartamento. Al prossimo video, ciao ciao!